E abbiamo con noi al telefono Maurizio Stammati, direttore artistico del Teatro Bertolt Brecht di Formia. Ciao Maurizio! Ciao, buonasera a tutti! Eccomi qua! Meno male che tu sei felice! Sempre, comunque! questo è assolutamente indispensabile! Allora, cerchiamo di raccontare un po' l'anno che è stato per il teatro e l'anno che verrà. Che sensazioni hai tu e qual è la vostra esperienza? Diciamo, l'anno che è stato un anno che ci ha messo molto alla prova, è stata una prova molto, come dire, significativa. Abbiamo comunque dovuto fronteggiare l'imprevedibile, e quindi come tutti del resto, il teatro lo ha fatto come lo hanno fatto tutti, certo. È stato un anno per il teatro in modo particolare davvero complesso e complicato, quindi la cosa più difficile è stata cercare di trovare una rotta per questa zattera sulla quale da sempre in qualche modo ci sentiamo un po' naufraghi, ma in questo 2020, devo dire la verità, è stato davvero un naufragio di quelli proprio mitici. In questi giorni si parla molto di questa Netflix della cultura che dovrebbe portare il teatro online, in televisione, un po' in tutti i canali in cui era assente da molti anni. Tu cosa ne pensi? Abbiamo realmente bisogno di una Netflix della cultura? E qual è la vostra esperienza di questa cultura che è andata in rete e si è trasferita su schermo? Secondo te funziona? Siamo partiti da una posizione molto, ma molto scettica, se non addirittura proprio contrastante questa possibilità. In effetti, devo dire la verità, l'esperienza che poi abbiamo fatto, quel poco che c'è stato di streaming, quindi di uno spettacolo che viene fatto in quel momento, quindi che mantiene la prerogativa della diretta, in realtà mi è sembrata una possibilità, non naturalmente una possibilità per sostituire, ma una possibilità per attraversare questo tempo. Quindi sicuramente l'idea di un Netflix può essere giusto nella misura in cui si vuole accrescere la possibilità di far usufruire su piattaforme più come dire, contemporanee strumenti come possano essere il teatro e altro, però certo la specificità e l'unicità del teatro resta e resterà il meccanismo dell'essere dal vivo, dell'essere in quel momento per le persone che sono lì davanti a condividere con te questa sorta di rituale che è il teatro. È la quarantena dell'attore, nel senso, immagino che voi siete molto impegnati tutto l'anno con un ritmo molto frenetico. Come è stato fermarsi per così tanto tempo, stare senza contatto con il pubblico, senza contatto con la compagnia, senza il contatto con il teatro? È stato in effetti uno shock in realtà, perché è stato proprio come fermare un treno in corsa, tirare la famosa manopola e far frenare tutto sui binari. Com'è stato? Devo dire, la prima fase è stata davvero complicata, perché trovare una possibilità di percorso in un isolamento non è stato semplice, tant'è che in qualche modo ci siamo trovati una piccola possibilità, abbiamo deciso di, per esempio, di restaurare, ristrutturare tutta la sala del Brecht nelle mattine possibili nelle quali potevamo uscire. Avevamo, mi ricordo, nel primo lockdown avevamo la nostra macchina del caffè automatico, che era diventato l'unico bar aperto di mezza Formia, quindi venivano tutti a prendersi più o meno il caffè come dei carbonari nella nostra sala tutta disfatta.
E devo dire che invece col passare del tempo è stato sorprendente la possibilità di riprendere quella parte che in genere viene un po' trascurata, soprattutto con appunto il grande affare che c'è nel preparare le tournée, andare fuori, preparare le stagioni, organizzare le scolastiche, avere i laboratori, con tutta questa macchina, grande macchina, quando si è fermata ci ha restituito una sola grande possibilità, quella di poter studiare e rilanciare in progetti, rilanciare in sogni. Durante la pandemia avete postato sulle pagine del Teatro Alberto Bracco una riflessione interessante, che era un paragone tra l'Italia e la Francia, no? Per dimostrare come in realtà il teatro e la cultura non sia ancora concepita da un punto di vista burocratico, di contributi, lavorativo, un lavoro, no? A paragone con altri paesi. Qual è il punto e cosa ci si aspettava dal Ministero, ad esempio? Beh, guarda, nel tento di fare una sintesi comprensibile di un bel nodo, che è il nodo di quello che in qualche modo questa pandemia ha fatto, ha messo una lente di ingrandimento sopra un grande problema, che è quello della professionalità e professionalizzazione del mondo del teatro nella nostra nazione. Parlo dello specifico del segmento del teatro, anche se in qualche modo riguarda un po' tutto l'aspetto culturale. Come dire, la prima riflessione è questa: il teatro non può andare più avanti così. È in una situazione, cioè arriva la pandemia in una condizione di cui era già estremamente deficitario e in grande difficoltà. Non c'è un grande riconoscimento alla professionalizzazione dei singoli e delle compagnie. Quindi quando è arrivata la pandemia, i singoli e le compagnie sono andate in una crisi devastante. I singoli perché non sono riconosciuti di fatto dei lavoratori, quindi quello che è stato tutto il grande meccanismo che è girato intorno al riconoscimento di più o meno aiuti, contributi, ristori, quello che si è affaticato moltissimo ad individuare i soggetti che nel mondo del teatro e dello spettacolo ne dovessero, ne potessero usufruire, perché è una realtà la nostra come professionisti del settore estremamente variegata, estremamente che crea un enorme sottobosco. Non c'è non è neanche una questione di avere un albo. Tornando hai accennato alla Francia. In Francia i nostri colleghi non hanno avuto nessun problema. In Francia, e poi dico anche in Germania, e dico anche in Spagna. Perché? Perché il sistema francese, al quale dovremmo imparare a rivolgerci e a capire in che modo poterlo in qualche modo attuare nella nostra nazione, è estremamente semplice e diretto, crea una distinzione immediata tra ciò che è professionale nel mondo del teatro e ciò che è amatoriale. Quello che è professionale ha bisogno di un riconoscimento, di aver ogni attore o tecnico o regista che lavora nell'ambito del teatro ha necessità, il primo anno che si affaccia sul mondo del lavoro, di maturare 20 giornate lavorative. Fatto questo, lui da quel momento viene inquadrato come un lavoratore dello spettacolo, e quindi quando lui non percepisce, non ha possibilità di avere un contratto che gli garantisce la sua paga base che va dai 50 euro alla giornata
hai 400 euro la giornata a secondo di come uno viene inquadrato, bene, è lo Stato che gli garantisce quello che lui non guadagna quando ci sono momenti in cui non c'è lavoro. Quindi i nostri colleghi, per fare, come dire, una semplificazione, mentre noi avevamo bisogno di racimolare gli spicci per pagare la bolletta della luce, ecco, i nostri colleghi francesi prendevano stipendi regolari dai 1.800 euro ai 4.000 euro al mese, senza che questo abbia innescato un meccanismo eccezionale, straordinario, di straordinarietà. È la prassi, perché nel mondo dello spettacolo e nel mondo del teatro in particolare, i tecnici, gli attori, le maestranze sono soggetti che lavorano a contratti e quindi hanno di fatto sempre una dimensione precaria della loro contrattualizzazione. Però un'altra domanda volevo farta sul teatro nei territori, di questo ne abbiamo parlato spesso, cioè la differenza di fare teatro a Milano e la differenza di fare teatro in una città di provincia come Formia. Secondo te la pandemia ha aumentato questa disparità geografica? Beh, guarda, per certi aspetti un po' tutti i territori sono stati azzerati. Nel senso che in ogni territorio le compagnie hanno tutte quante trovato grandissime difficoltà e sono ancora nel pieno delle grandi difficoltà. Non è ancora terminata. Noi come Bertolt Brecht siamo dentro l'Associazione Nazionale dei Teatri di Figura, essendo riconosciuti dal Ministero come appunto una compagnia di interesse nazionale per il teatro di figura, siamo nell'associazione nazionale, per cui abbiamo fatto incontri, riunioni, abbiamo utilizzato il remoto in tutte le sue declinazioni, ed è chiaro che il panorama che esce è un panorama che anche in qualche modo in questo momento mette in luce alcune differenze. Chiaro che le compagnie che vivono nelle grandi città, e soprattutto una delle differenze, per esempio, che c'è in Italia, c'è una questione meridionale. C'è una questione meridionale in ambito culturale, in ambito di strutture, nell'ambito del teatro, nell'ambito dell'organizzazione del teatro. C'è, esiste, non se ne parla. Se ne parla pochissimo, si pensa e si tende a fare finta che siamo tutti uguali, ma non è così, non è vero. C'è una questione meridionale, fare teatro al centro-sud non è la stessa cosa che fare teatro al centro-nord. Loro, parlo per quello che è la finestra nostra, mia, che mi riguarda più direttamente, che è quella del teatro per ragazzi, l'organizzazione, lo sviluppo dei meccanismi che riguardano il teatro scuola e il teatro per ragazzi nel centro nord, noi nel centro sud siamo ancora a decenni indietro rispetto alle potenzialità che hanno sviluppato al nord. Maurizio, hai aperto il capitolo teatro ragazzi, di ragazzi, bambini, didattica a distanza, oggi lo sciopero degli adolescenti contro la didattica a distanza che vogliono tornare a scuola, è un grande tema che ha aperto il 2020, se ne parlerà sicuramente per il 2021 ed oltre. Voi siete una delle compagnie più attive nel teatro ragazzi, con tante produzioni all'attivo, seguitissimi, con una nuova produzione che ha debuttato da pochissimo, dedicata al Mago di Oz. Come la vedi l'infanzia e l'adolescenza in questo tempo di pandemia e soprattutto se avete continuato le vostre attività di formazione e come sta andando la scuola di teatro? Allora, come vedo? Guardo al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza con grande commozione, perché penso che siano, da un lato, vivendo una fase molto difficile e poi anche molto drammatica del loro percorso formativo, proprio perché sono di fronte veramente ad un muro di gomma,
perché sì, per carità, tutto è miracolosamente apprezzabile il tentativo di mandare avanti comunque la scuola, di mandare avanti comunque l'istruzione, di mandare comunque avanti in un momento così difficile il tutto, però oggettivamente i bambini e gli adolescenti fino ad oggi, ed ora cominciano a uscire, ad esplodere delle sacche di disagio forte, fino ad oggi sono stati i più compressi di tutti e anche i più, se volete, più disciplinati. Cioè il mondo dell'infanzia ha ascoltato le direttive necessarie per difendere i propri nonni e i propri genitori e le hanno rispettate. Chi è che non ha rispettato e forse continua a non farlo le direttive sono gli adulti, e a volte anche gli anziani, che hanno disatteso la disciplina, tra virgolette, che questa condizione di emergenza ci imponeva. I bambini sono stati a casa e gli adolescenti idem. Conosco direttamente adolescenti che fanno lezioni 5-6 ore davanti al computer dalle 8 di mattina all'una, alle 2 del pomeriggio. E io li ammiro, veramente ho una profonda ammirazione, perché mi ripensavo in questo tempo a che se fossi stato io adolescente oggi, io sarei impazzito probabilmente, cioè non avrei resistito. È di qualche giorno che iniziano a sentirsi sacche di disagio giovanile, adolescenziale, queste pestaggi che vengono organizzati tramite i social, che la pentola a pressione sta per esplodere. Bisogna fare in fretta, questo bisogna fare. Bisogna assolutamente vaccinarsi e fare in modo che questi vaccini arrivino a tutti nel più breve tempo possibile. Non c'è più tempo, secondo me, perché questa generazione di infanzia e di adolescenza ha bisogno il prima possibile di tornare a una normalità, per poi cercare di ricostruire il tempo perduto. Calcolate che un bambino che l'anno scorso ha fatto la prima elementare se l'è fatta quasi tutta prima, stiamo parlando di prima elementare. Guardiamo bene che cosa vuol dire prima elementare, pensiamo a un bambino che l'anno scorso ha fatto la prima elementare, più della metà del tempo l'ha passato tra un computer, i giochi a casa, qualcosa che arrivava da scuola, e quest'anno si sta facendo tutta la seconda elementare nello stesso identico modo, a mozzi che bocconi, cercando disperatamente di mantenere la presenza a scuola con le classi che chiudono. Cioè stanno vivendo veramente una fase molto drammatica della loro formazione. Forse non ne sono così consapevoli, ma purtroppo lo saranno tra non molto, tra qualche anno, quando affronteranno le scuole superiori, quando affronteranno l'università, capiremo veramente quali vuoti sono stati creati in questi. Per questo dico, ho grande speranza che assolutamente nei prossimi mesi siano risolutivi, assolutamente risolutivi per tutti, ma per loro, per i bambini e per l'infanzia in modo particolare.